Ciao a tutti amici, bentornati. Allora, audio 1, problema start stop. Io dico problema start stop perché vi spiego subito, mi è capitata una volta con lo start stop, come tutte le macchine, voi sapete che con lo start stop, quando lo accendete, lo start stop è attivo. Per disattivarlo dovete premere il bottone per disattivarlo e tutte le volte viene scomodo. C'è chi si trova bene con lo start e stop, chi come nel mio caso è una cosa che odia. Odio lo start e stop. Mi è capitato di avere lo start e stop inserito, di trovarmi in un incrocio, non so come mai, dovevo ripartire, la macchina si è spenta perché si è attivato lo start e stop. Non mi è piaciuto per niente. Non mi è piaciuto per niente. Uno perché è una cosa non in sicurezza, è una cosa pericolosa. Audio 1, cambio automatico, 1422 cavalli del 2014. Quindi ho chiesto anche tramite di disattivare questo start e stop che io lo ritengo inutile. Sarà per le cose missioni e questo e l'altro, non mi interessa niente, non mi interessa niente, guardo la mia sicurezza come voi guarderete la vostra sicurezza. Quindi ragazzi, cioè io ho cercato in modo tramite OBD, codifiche, cose varie, e ho visto che nessuno ha fatto questa codifica. Qualcuno ha pure detto che c'era praticamente, è riuscito modificando dal tasto, facendo un ponte, modificando i fili, perché l'Audi ha eliminato questa codifica, cioè non si può fare. Quindi mi sono imbattuto alla ricerca e ho trovato questo modulo una modica cifra di una ventina di euro, la cifra di 20 euro, praticamente dovrebbe invertire la cosa, nel senso, nel momento che io accendo la macchina lui rimane disattivato lo start stop, nel momento in cui vogliamo utilizzarlo lo attiviamo dal nostro bottone. Quindi adesso andremo a montare questo, che praticamente è un invertitore del tasto. Accendiamo l'auto, start e stop disattivato. Vogliamo usarlo, lo attiviamo, quindi resterà sempre, per conto mio, disattivato. Quindi procediamo a vedere. In dotazione, ragazzi, mi hanno dato sia questo che anche la chiavettina di plastica. Non usate cacciaviti di ferro o cose varie perché rovinate le plastiche. Comunque adesso vediamo come andarlo a collegare. Ok, chiavettina, dobbiamo semplicemente, facciamo la prova. Se io giro il quadro, vedete che lo start e stop è attivo. Per disattivarlo voi dovete premere. Quindi andiamo a smontare. Vediamo di inserire la sua chiavetta. Perché dico di non utilizzare gli strumenti, che vi basta alzare qua dietro, stando sempre attenti, perché se usate cacciaviti di ferro andate a rovinarlo.
Quindi scolleghiamo lo spinotto, è semplice, questo è già il suo, quindi colleghiamo questo spinotto, colleghiamo questo spinotto in automatico, non c'è da fare nessuna codifica. Dunque ragazzi, dopo averlo montato, collegato, praticamente mettiamo in muto e troveremo la spia accesa. La spia accesa indica che lo start e stop è disattivato. È disattivato. Noi adesso, se vogliamo attivarlo, vi basta premere il pulsante e lo attivate. Nel nostro caso interessa averlo disattivato sempre e quindi così resta. Tutte le volte che io vado a spegnere e accendere la macchina rimane l'ultima impostazione messa. Quindi se io lo lascio stare così sempre, tutte le volte che accendo la macchina e la spengo, resta in questa posizione, quindi non dovete più salire in macchina e ricordarvi di disattivare lo start e stop. Quindi anche se io, vedete, lascio l'impostazione spenta, vado a spegnere la macchina, vado a riaccendere la macchina, lo start e stop rimane disattivato. Quindi ragazzi, non sbagliate a prendere il modulo, dovete prendere luce di posizione, non dovete sbagliare a prendere il modulo, perché se prendete quello fino al 2014 per la vostra auto va bene, se prendete quello che va dal 2014 in poi non va bene. A me infatti è arrivato sbagliato, è arrivato quello che andava bene per il 2014 in poi. E cosa è successo? Nel collegarlo praticamente non faceva nulla, cioè lo start stop c'era quando andava, quando non funzionava. Quindi l'ho scollegato, l'ho messo in parte e ho preso direttamente quello che era prima del 2014. Quindi quello dopo, che il modulo che già ho acquistato, che non me ne faccio nulla e non posso più mandarlo indietro, se a qualcuno può interessare, senza aspettare i 2 mesi di AliExpress, cose varie, bla bla bla, finché trovate in descrizione il link in vendita sotto nella descrizione, vuol dire che è ancora in mio possesso. Se qualcuno interessa allo stesso prezzo, non mi interessa nulla, mi può contattare via email che c'è sempre scritto sul link. Quindi ragazzi, io vi ringrazio. In descrizione troverete tutto scritto. Come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!